Uffa, questo è il terzo telefonino che perdo qui nel regno delle favole. Questo non serve più. Ecco qui. Tanto i bambini lo sanno che è finto e che non cresce. Come sanno che le bugie restano. Devo fare qualcosa per ricevere di nuovo like. Ora si porta TikTok, sì sì. Posso fare dei monologhi di film famosi. Ecco qui. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Felix, servo umile dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta, in questa vita o nell'altra. Ecco, al mio segnale scatenate tutti l'inferno. Pinocchio? Pinocchio, ma chi deve scatenare l'inferno? Non capisco. In questa classe potete chiamarmi Professor Kibby. O se siete più audaci, Capitano o mio Capitano. Pinocchio? Pinocchio, ma cosa ti sta succedendo? Pinocchio! Mi sa che il Capitano non è piaciuto. Proviamo con questo. Non permettere mai a nessuno di dirti che non sai fare qualcosa. Neanche a me, ok? Se hai un sogno, tu lo devi inseguire. Se non sai fare qualcosa, la gente dice a te che non lo sai fare. Ma tu vai e inseguila. Punto. Pinocchio? Pinocchio, non rammaricarti. Tu sei un bravo bambino. Pinocchio! Adesso devo pubblicare tutto su Instagram, Facebook e TikTok. E al mio segnale, andate tutti a casa! Pinocchio? Grillo, ma non hai visto Pinocchio? Buongiorno, Fatina. Come stai? Ma non hai visto Pinocchio? Eh sì, di sfuggita. Come di sfuggita? Adesso è passato. Ah, e tu l'hai visto? E certo che l'ho visto. E lui ti ha visto? E non lo so. Ma ci hai parlato? E certo che ci ho parlato, ma non so se lui mi ha ascoltato. Allora la mia tesi è giusta. Quale tesi, Grillo? Non capisco. Allora, la situazione è questa. Pinocchio è preso da questi social. Si sono fatti delle pagine personali dove loro possono comunicare con le altre persone. Hai ragione, l'abbiamo scoperto anche io e il cappellaio. Abbiamo fatto delle prove con il telefonino di Pinocchio. Brava, ma io ho scoperto come posso comunicare con lui. Ma davvero? E fammi vedere come funziona. Guarda, mi sono fatto anch'io una pagina social da grillo parlante. Io scrivo e lui mi risponde. Ma fammi vedere, ma che cosa sono tutte quelle persone? Tutte queste persone, Fatina, ma non sono nemmeno mille. Anzi, devo capire bene il personaggio da fare per essere seguito da più persone. Ma perché devi essere seguito da più persone? Ma come perché? Per essere famoso. E mi scrivono tutti, e parlo con tutti, e ho tanti amici umani. Così tutti si ricorderanno di noi. Famoso? Io in questo aggeggio non ci trovo nulla di umano. Anzi, lo trovo pericoloso. Adesso non iniziate a parlare come una mamma, Fatina. Anche perché io non sono un vostro figlio. Grillo, Grillo, ma come mi parli? Scusate, ma adesso da fare? Grillo! Come devo fare? Adesso anche il grillo inizia a non ascoltare. La situazione sta degenerando. Ragazzi, mi dovete aiutare. Così facendo il regno delle favole sicuramente scomparirà. Ehi! Ehi! Fatina! Ti devo parlare, parlare! Tu devi ascoltare, ascolta! Cappellaio, anche io ti devo parlare ed è importante. Sì, ma se parli tu, chi ti ascolta? Cappellaio, fai il bravo che oggi non sono di buon umore, ti devo parlare. Scusa, tu chi sei? Io ti devo parlare. Sono la fata turchina e siamo nel regno delle favole. E se non mi ascolti possiamo anche scomparire. Oh, ma cosa stai dicendo? Non ci posso credere. A cosa non credi? Che possiamo anche scomparire? No, quello lo so. Ma te lo dovevo dire io. Tu dovevi solo ascoltare. Ho capito? Ho capito. Cosa hai capito? Tu non sei la fata turchina. Come non sono la fata turchina? E allora chi sono? Tu sei la moglie di Merlino. A parte il fatto che Merlino non è nemmeno sposato. Lo so. Volevo dire una maga, una veggente. No, ci rinuncio. Cosa volevi dirmi? Io ascolto. Ok, cominciamo da capo. Ehi, Fatina! Fatina, ti devo parlare, parlare. Tu devi ascoltare, ascolta. Dimmi,
cappellaio, ascolto. Eh no, prima avevi detto cappellaio, anche io ti devo parlare ed è importante. Prima avevo detto così, ma ora voglio ascoltare. Ma allora solo quando vuoi tu ti dimentichi ciò che appunto, dici. Appunto, ho dimenticato ciò che ho detto prima. Ho scoperto che nei telefonini chiunque si può iscrivere su questi social e creare la propria pagina. Lo so, me l'ha detto il grillo. Te l'ha detto il grillo? E allora perché mi ascolti? Cappellaio, sei snervante. Snervante? Oh, grazie. Me lo diceva sempre il mio bianconiglio. Ecco perché nasce il tè. A proposito, ti faccio un po' di tè? No, vabbè. Allora, parlo io e tu mi ascolti, ok? Okay. Il grillo si è fatto una pagina sua e ora parlava di fare un personaggio che non ho ben capito. Ok, adesso parlo io e tu mi ascolti. Ho capito. Parla. Sto parlando, forse non si sente. Regia, non si sente. Ecco, anche io ho creato la mia pagina. E adesso ho bisogno di una filmmaker. E che cos'è una filmmaker? È un operatore di ripresa. Un regista. Io devo fare il mio primo video. Ecco perché ti cercavo. Ma cosa c'entra questo con il regno delle favole? Fatina! Ma anche tu ti dimentichi di tutto ciò che dico e ciò che faccio! Ti ho detto che il telefonino è interattivo e possiamo comunicare con gli altri? Sì! E quindi io, creando la mia pagina, divento famoso! I bambini crederanno un'altra volta a noi e noi ci salviamo! E Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio vedrà chi è il più famoso e tutto ritornerà come prima. Ecco, sei pronta per fare la filmmaker? Io la filmmaker? Ma se non so come funziona. Aspetta, ti faccio vedere, guarda. Tu premi qua, guarda, è così. Poi premi qui. No. Aspetta, ferma, ecco. Devi premere qui. Fatina, aspetta. Devi premere qui. Ecco. Vedo. Hai visto che mi vedi? Ecco, perfetto. Fino a che tu mi vedi, riprendi sempre. Ecco, bravo. E se non ti vedo? Se non mi vedi, ti metti gli occhiali e ci rivedi, ecco. Devi guardare nel quadratino e non farmi uscire mai. Ecco, brava. Su. Brava. Su. Ecco, col visto. Riempi la tua valigia, riempila di magia e viaggia sulle ali della fantasia. Sognare non costa niente, basta solo qualche ingrediente, un pizzico di follia del cuore e della mente. Immagina un mondo nuovo con tante giostre sospese in volo, colline di cioccolato, nuvole di zucchero filato. Inventa un mondo di tanto affetto e vai donando amore e rispetto. Sognare possono tutti, sia cattivi e sia brutti. Fai come la natura, da sempre i suoi frutti. Immagina un mondo strano come un circo al contrario, l'elefante trapezista, la tigre.